Con le attività agonistiche ferme per il Covid, il Pescara guarda ad un nuovo metodo di lavoro. La società e lo staff tecnico guidato dalle Grottaglie hanno dato l'ok allo svolgimento di colloqui tra i calciatori biancazzurri e un mini team di psicologi che ha come riferimento il docente universitario Pietro Literio, che lavora in collaborazione con il dottor Valerio Canelli. Obiettivo: incidere sul cosiddetto potenziamento mentale, interagendo per ora in videochat. Finora abbiamo fatto appuntamenti settimanali, ma cercheremo di fare degli intervalli più brevi, di solito ogni 5 giorni, e cercheremo di lavorare sempre di più a due livelli. Il livello di individuale, dove cerchiamo di fare un lavoro di potenziamento mentale a livello individuale da parte di tutti i giocatori coinvolti, e un livello invece di gruppo, dove cercheremo di rafforzare, di potenziare il noi. Quindi la coesione di gruppo, l'interdipendenza, l'integrazione, quindi l'uno per tutti, tutti per uno. Quindi un lavoro a due livelli. A livello più individuale, Andrea, è importante dire che lavoriamo su 4 aree di intervento. Lavoriamo sul dialogo interiore, quindi sul dialogo interno, che, come dire, da limitante o possibilmente limitante all'interno del giocatore deve passare al potenziante. Lavoriamo sull'immaginazione anche dell'atleta, anche qui per potenziare l'immaginazione in ambito sportivo. Lavoriamo sugli stati fisici, quindi corporei, la giusta attivazione psicofisica, e lavoriamo sugli stati emotivi per cercare di gestire anche le emozioni come transitori, che possono essere, come dire, l'ansia, l'insicurezza legata a determinate circostanze. Sarà poi fondamentale il momento in cui si dovesse tornare al Poggio per gli allenamenti. E quella sarà la parte più importante in assoluto, perché adesso in questa fase noi stiamo lavorando in videochat, e quindi avviare un lavoro di potenziamento mentale in videochat, diciamo, è il percorso più difficile, perché per costruire il rapporto di fiducia e di conoscenza anche con i giocatori è necessaria invece la relazione dal vivo. Con le Grottaglie apprezza il tecnico del Pescara questa metodologia? Apprezza, senza, come dire, il suo consenso non sarebbe nemmeno potuto partire. Dimostra una ampia, come dire, cultura della psicologia dello sport, ed è importante anche la collaborazione con loro. Sì, c'è buon feeling, devo dire, questo ci aiuta parecchio.